Destro, quindi dobbiamo esaltare questa prova convincentissima del più grande Oliva che abbiamo, ma non bisogna perdere di vista la realtà. Adesso un gancio ancora, assolta nuovamente il campione argentino. Campione argentino che naturalmente si trovò a suo agio nei confronti di Jim Hatcher, che era un pugile che avanzava a testa bassa e faceva in qualche modo il suo gioco. Patrizio Oliva, ben altra pasta. Finta l'attacco ancora. Sacco che si attarda però, disturbato dall'antico. L'azione di Sacco risulta poi frammentaria proprio perché subisce un continuo ammonimento da parte di Patrizio Oliva che lo anticipa sistematicamente. Avete visto queste precise combinazioni sinistro-destro, sinistro, non di plateale intensità, ma indubbiamente colpi validissimi e agli appelli e poi nella somma dei danni che fa col provocare. Ancora Oliva mobilissimo, vedete come si sposta a suo piacimento, come rientra. Ora anche Sacco presenta una ferita o un arrossamento sullo zigomo. Ecco, ricomincia il lavoro massiccio ai fianchi, ma Patrizio Oliva di non averne particolarmente patito, riportandosi all'assalto, riprendendo l'iniziativa. Lungo ancora anticipo. Un pochino appannata l'azione di Patrizio Oliva in questa ripresa, un pochino affaticato, le braccia non sembrano partire perlomeno nell'ultima fase di questa nona ripresa con la consueta. Evidentemente Patrizio Oliva ha sentito un po' la stanchezza, è entrato in acidosi come si dice, cioè ha sofferto l'acido lattico nella parte finale della ripresa, tant'è che le braccia non partivano con la consueta spigliatezza, con la spontaneità che è solito dimostrare. Comunque una ripresa che al massimo può averla pareggiata o battuto, proprio poi il maggior numero di colpi precisi è stato messo a segno sempre dal nostro campione, anche se ha subito un paio di massicce azioni alla figura che, come abbiamo visto in più di un'occasione, sono quelle che maggiormente lo mettono in crisi, non proprio crisi, perché in realtà dobbiamo dire che di crisi vera e propria non si può parlare. Patrizio Oliva ha subito dei colpi duri, anche in quantità a volte notevole, ma mai ha dato la sensazione di cedimenti. E siamo giunti così alla decima ripresa. Decima ripresa. Ancora Oliva, tutto quello che offre motivo di assoluta garanzia è questa tranquillità con cui combatte, questa serenità con cui affronta i momenti più difficili. Tra l'altro, come abbiamo più volte sottolineato, Oliva sta concedendo anche alla platea, sta sciorinando punti di questi pugilistici di grandissima intensità, e avete visto come riesce ad anticipare. Questa scelta di tempo è l'arma con la quale sta costruendo un match memorabile. Adesso però vediamo che Oliva
ha avuto un attimo di pausa. Un montante ancora, reagisce Oliva, che è costretto a subire dei colpi ravvicinati da un Ubaldo Sacco, che è notissimo per la sua potenza, e questo conforta sulle capacità di assorbimento da parte che mai era stato così duramente messo alla prova. È costretto a stringere i denti Patrizio Oliva in questo momento. Ha una reazione maggiore. Uno straordinario Oliva, dobbiamo dire. Ha avuto momenti di difficoltà, lo vediamo accettare lo scambio. Rabbiosamente, non l'ho mai visto in questi termini. Presa pubblica questa decima. Stanno dando fondo a tutte le loro energie. Non ha ceduto di un passo Oliva, che ora viene raggiunto da un destro. Forse 30 secondi al termine di questa drammatica. Una ripresa drammatica, difficilissima. Le reazioni di Oliva confortano sulle sue partite. Indubbiamente il pugile napoletano è in difficoltà, mancano 4 secondi, reagisce ancora. Si conclude questa durissima ripresa che si è assicurata a Sacco in virtù di particolarmente pericolose. Per la prima volta abbiamo visto Oliva, che ha accusato i colpi, abbiamo visto affiorare qualche momento di crisi, ma quello che veramente è stato sorprendente è la sua capacità di reazione, questo ritornare sempre, di accettare battaglia. Ha dato dimostrazione di come mai si poteva sospettare, dobbiamo dire, da un pugile come Oliva, che ha sempre condotto match in pantofole, dobbiamo dire, mai a fare ricorso. Queste straordinarie capacità di sofferenza che sta dimostrando proprio in occasione del match più importante della sua carriera. Un grandissimo Sacco per quanto riguarda coraggio, animosità, impegno. Certo, il pugile argentino, stilistico e tecnico, ma non demorde mai, non dà mai la sensazione di cedere. Ed ora vedremo se questo minuto è stato sufficiente per far riordinare un po' le idee a Patrizio Oliva, soprattutto infondergli nuove energie. 11ª ripresa, match durissimo. Ancora 5 terzi, ancora un lungo cammino da percorrere. Anche se superato chiaramente la velocità e in scelta di tempo, però poi non deve aver effettuato una preparazione troppo sommario, a giudicare dall'intensità con cui sta combattendo. Anche se Oliva, come abbiamo detto, non dispone della nei pugni, avrà messo a decine e decine e decine di colpi molto precisi al volto, che non sembrano però aver fiaccato la resistenza di Ubaldo Sacco. Ora Oliva sembra concedersi qualche momento di tregua. Boxa più in souplesse, si affida più ai colpi di sbarramento. È uscito fuori un combattimento di grandissimo valore, dobbiamo dire.
ancora Liva in grado di mantenere la distanza, anche se con maggiore difficoltà dobbiamo dire. Poi parte da lontano Sacco, che raggiunge il bersaglio con un sinistro di Oliva, non tarda a venire, anche se dobbiamo dire è meno pronto il napoletano, dimostra minore continuità rispetto alle riprese precedenti. Si conclude anche questa 11 che ha visto Sacco, un Sacco in leggero recupero dobbiamo dire, e nella decima, che è stata la più dura per Patrizio Oliva, evidentemente ancora non aveva completamente recuperato, ripresa molto 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 pesante per il nostro campione. Nell'undicesima ripresa Patrizio Oliva non intendeva sprecare energia, ha rallentato l'azione agli spostamenti, ai colpi, mai ha tentato di forzare, di rientrare con l'efficacia dimostrata in passato. Evidentemente ha sentito il bisogno di concedersi una tregua di cui risulterà particolarmente duro per l'uno e per l'altro. Mancano a questo punto 4 riprese al termine di questo straordinario combattimento di un grandissimo Oliva, messo in luce proprio dal valore di Sacco. Io credo che non ci sarà più nessuno che metterà in dubbio le qualità di Oliva. Sia poi l'esito del combattimento. 12esima ripresa, ancora Patrizio Oliva che alto. Si lamenta Sacco. Abbiamo visto Patrizio Oliva che per questa operazione profonda evidentemente è un pochino in difficoltà. Una difficoltà che era emersa a partire dalla decima ripresa, anche se dobbiamo dire il napoletano è sempre nella condizione di non perdere luce, di non smarrirsi, ed è naturale che lui deve rallentare la cadenza, si affidi più spesso e più prevalentemente alle risorse. E questo Sacco veramente è un pugile indomabile, un torello che avanza sempre. Oliva, quando non arriva il bersaglio, poi abbassa la testa dell'avversario e, come abbiamo visto, il napoletano non dispone più di quella limpidezza, anche se riesce a mascherare bene con questa fase, avete visto, in cui ha difeso la propria figura con una serie di combinazioni. Un montante di Oliva parzialmente bloccato e un pochino fermo sulle gambe, non dispone più della capacità di spostamento. Ora è tutto il mestiere che esce fuori di Patrizio Oliva, il suo coraggio, la sua capacità di sofferenza, che è una qualità che era del tutto sconosciuta e che era nel combattimento più aspro e difficile della sua vita. Il napoletano è riuscito a toccare il bersaglio, a raggiungere il volto di Sacco con una combinazione sinistra-destra, ma poi non riesce a dare continuità alla sua azione. Respira a bocca aperta e questo è un altro sintomo. Si conclude comunque la 12esima ripresa.